Ciao ragazzi, benvenuti sul vlog, sono Ustaggio, ragazzi, siamo qui per fare una nuovissima avventura. Oggi raga, che cosa faremo? Oggi ragazzi faremo delle gare di drifting. Cioè ovviamente non sarà proprio drifting perché non abbiamo un trazione posteriore, ma abbiamo due auto con trazione anteriore, quindi saranno delle semplici derapate. Però vogliamo divertirci, però ovviamente ragazzi mi raccomando sempre in sicurezza. Allora, ovviamente ragazzi l'altra volta avevo fatto un vlog simile dove avevo fatto del drifting con l'auto di mio padre. Ragazzi, se non l'avete visto, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Ovviamente dopo, quando è uscito il vlog, mio padre ha visto il video, è venuto da me e mi fa: ma cos'è sta roba? Io gli faccio: no vabbè, cioè era un semplice vlog, niente di che. Il giorno dopo gli ho chiesto di nuovo l'auto e lui mi fa: però ti do l'auto, però non fare più quelle cose. Gli faccio: no no, non ti preoccupare. Ovviamente adesso è passato qualche giorno, gli ho chiesto di nuovo la macchina, quindi lui ragazzi ovviamente si è fidato a darmi di nuovo la sua auto. E domani raga vedrà questo vlog qua. Oh shit, here we go again. Chissà che cosa dirà, ovviamente speriamo niente, perché dai, comunque più o meno si fida. Però non dobbiamo distruggere questa fiducia. Vabbè, fa lo stesso. Oggi ragazzi dovremo andare a Leroy Merlin a prendere ovviamente del legno, perché raga, chi non ha visto l'altro vlog ve lo lascio qua sotto in descrizione per farvi capire il tutto. Dovremmo andare a prendere del legno e poi metterlo sotto le ruote per poi fare questo drifting qua. Quindi raga, andiamo direttamente a Leroy Merlin. Ed eccoci qua ragazzi, siamo a Leroy Merlin e infatti raga, adesso vi farò vedere che abbiamo preso un pochettino di legno. Allora, sono tutti qua raga, ok, e poi ce ne stanno altri due di qua. E poi raga, io ovviamente ne ho già anche qualcuno nel bagagliaio. Perciò adesso si va a pagare e poi ragazzi ci dirigiamo direttamente nel parcheggio per iniziare la nostra sfida. Malcolm, ti scasso oggi. Non è vero raga, lui tempo fa aveva già preso alcune lezioni di drift, quindi facci piano fra, siamo amici. Striscia, striscia. Stranamente non avevo il portafoglio quando siamo andati a Leroy Merlin. Allora hai strisciato? Sì, ho strisciato. Stranamente ragazzi non avevo il portafoglio. Però a cosa servono gli amici? Ci si aiuta nel momento del bisogno. Pagarti le cose. Fra, io te lo dico, non li rivedrai più. Lì ci sono ancora le vecchie strisciate che abbiamo fatto nell'altro vlog. Se non l'avete visto raga ve lo lascio assolutamente qua sotto in descrizione. Allora, ovviamente adesso dobbiamo capire dove mettere il tutto, no? Dove dobbiamo proprio fare la manovra e parcheggiarci. Quindi valuto un attimo. Raga, non ho i birilli, quindi raga stavo semplicemente pensando di utilizzare dell'acqua, cioè quindi per fare il rettangolo bello grande. E dopo raga siamo assolutamente al top. One eternity later. Abbiamo tracciato la nostra forma dove dovremmo stare all'interno. Ed eccola qua raga, non so se si riesce a vedere, l'abbiamo fatta con della semplice acqua. Ovviamente qualcuno si chiederà: vabbè Ussa, ma c'è semplicemente il parcheggio così? Sì, però noi non siamo bravissimi a driftare. Vedi quel muretto là? Cioè io ci vorrei anche ritornare a casa, ok? Quindi meglio stare lontani da quel muretto, fare una cosa magari disegnata da noi. E quindi raga, così non distruggiamo la macchina. È sempre quella cosa lì della fiducia che vi dicevo prima. Non dobbiamo distruggere la fiducia, perché raga l'auto deve ritornare tutta intatta. Adesso ragazzi siamo assolutamente super pronti per iniziare. Carissimo Malcolm, sei pronto? Ok, abbiamo già posizionato qua sotto i pezzi di legno. Ovviamente adesso lui salirà, ci faremo giusto qualche girettino qua nel parcheggio per scaldarci un pochettino e poi raga potremo dare il via al tutto. Ok, molto bene, vai avanti. Ancora, ancora, ancora un pelo, ancora un pelo. Ancora un pelettino di pochissimo. Ah, ma come, fammi vedere. Allora top, perfetto così, perfetto così. Adesso raga salgo al volo con lui, ci facciamo giusto un girettino easy 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 e poi raga direi che possiamo assolutamente iniziare. Vai. Aspetta, devo mettere la cintura. Cintura pronti? Vai, sono pronto con la cintura. Ah, si mette abbastanza easy qua. Ok, che hai fatto? Metti modalità sport? Eh sì, perché ho fatto l'entrazione. Ah, ok, ok. Però piano che di là c'è l'auto di mio padre. Bello, bello. Però una cosa, però la tua auto fa troppo così. Non va bene, non va bene. Non va assolutamente bene. Attenzione. Attenzione. Ok.
hai centrato il coso? Serio? No, fra, se iniziamo così, cioè, tu mi stai già battendo fin dall'inizio. Ah no, ok. Sei abbastanza fuori, per fortuna, porca vacca, ragazzi. Allora, adesso mi scaldo al volo anch'io, raga, e possiamo iniziare. Tieni, vadi, vadi. Guarda che non mi prendi i macchini. Scialla, adesso mi prendo. Oppa. Allora, non avrei cosa, io lo vedo. Non lo so, non lo vedo. Guardate il coso dove sta. Che adesso si sta pure cancellando, però ovviamente rifaremo la linea. Cioè, c'è un'autostrada di mezzo, raga. Ok, quindi bisogna migliorare assolutamente. Dobbiamo mettere qualcosina così lo possiamo vedere subitissimo da lontano. Ok, mi ingegno al volo e poi, raga, iniziamo con la sfida. Qui, raga, abbiamo messo più o meno due bombolette di amuchina vuote, come birilli, cioè giusto per vedere in lontananza. Ok, ovviamente, raga, partirà lui, facciamo partire sempre lui. E poi, ragazzi, ovviamente cerchiamo di imitarlo. Ok, raga, è partito. Ma dov'è? Allora, ragazzi, qua è tutto storto. Va malissimo qua. Non ci siamo affatto. Mica che odore, mamma mia. Ma fra, ma un legnetto è rimasto là. Raga, allora, ma perché questo non si è agganciato? Non ho capito. È qui. Perché non si è agganciato? Per quello, ragazzi, si sono sentiti i rumori delle gomme. Porca vacca, non so il perché. Ma hai tirato bene il freno a mano. Allora, non so il perché. Guarda, questo va abbastanza bene. Infatti io ho sentito un botto di casino e ho detto, boh, mi sembrava strano. Fra, hai fatto più schifo di me prima. Più o meno. Ok, raga, adesso devo assolutamente provare io. Via, si parte. Siamo partiti? Non è possibile, ragazzi, cioè io arrivo sempre, sempre davvero troppo lontano. Se fosse stato solamente più in là, era già buono, Però così, secondo me, uscivo un pochettino con la coda. Ed ecco perché, ragazzi, vi stavo dicendo che la cosa migliore è star lontano dal muretto. Però ce la rischiamo anche un pochettino così, Quindi mo vediamo. Guys, secondo round per Malco. Cioè, ragazzi, il suo primo è stato uno schifo come il mio. Però, raga, il punto è che lui si avvicina, quindi mi sta dando del filo da torcere. Ragazzi, so benissimo che non è totalmente un drift, però vedete che noi stiamo cercando giusto di imparare. Lo so che non è in trazione posteriore, però, raga, si fa ciò che si può. È partito? Allora, vediamo un po'. Mamma mia, ragazzi. Oh, ti stai avvicinando sempre di più, Però ovviamente con il muso siamo ancora fuori. Prima vedi che eri con la coda qua, adesso sei entrato molto ma molto di più. Direi che è parecchio buono, Ci sta, ci sta. Mamma mia, raga. Io non mi sono neanche avvicinato. Tu sei migliore. Eh? Tu sei meglio. Dove? Il mio si chiama parcheggia Bluetooth. Ma ragazzi, che a me. Si parte. Ok, andiamo. Guarda, sono sempre fin troppo lontano. Falcon, facci vedere tu, dai. Speriamo, sai cos'è che devi fare? Ti devi parcheggiare qua, te. Ok, fai tutto il giro e parcheggi qua. Lontano, più lontano di me. Così vinco. Sei pronto per il terzo round? Si parte? Speriamo che faccia una roba più schifosa del solito. Così, raga, mi ci avvicino io all'ultimo round. Fra! Oh, ma zio, ma te vai sempre più vicino! Ma io non ci credo! Guarda! Oh, ma sei dentro! Che infame! Guarda! Ma io non ci credo! Guarda, guarda l'acqua dove arriva! No, fra! Ma io non ci credo! Sono totalmente dentro! Ragazzi, è totalmente dentro! Ma che palle! Oh, aspetta, oh, mi entrano di cose negli occhi, mi sa che sono i pezzetti di legno! Ragazzi, no, così no. Sono servite i corsi di drift. Bravo, Com'è? C'è una bella differenza tra quello posteriore e anteriore. Questo fa abbastanza schifo, lo so. Ok, raga, vado io con l'ultimo round e vediamo cosa succederà. Questa è l'ultima prova. Se non faccio qualcosa di buono, cioè, ho perso. Quindi
Andiamo con la prima. Ciao ragazzi, io qua ho perso. Io ho perso in queste sfide. Però fra, aspetta, ma il canale è il mio. Oh! Vabbè. È vero che tu mi cederai la vittoria. Ragazzi, ho perso. Ti pago i pezzi di legno e ti cedo la vittoria. E poi mi paghi la benzina per la casa pure. Ragazzi, da come avete visto, Malcolm ha stravinto, ma proprio palese, di brutto proprio, è stato super super bravo rispetto a me. E perciò è andata così, non ci posso fare assolutamente niente. E perciò, ragazzi, mi arrivate fino a fine di questo vlog, se vi piace lasciatemi un like, un commento magari, fatemi sapere come ne pensate. E noi ragazzi, ci vediamo al prossimo vlog, bella ragazzi.